Siamo qua con coach Alessandro Piperno, allenatore dell'Ella Basket, che quest'anno è riuscito a portare la squadra, o meglio, a riportare la squadra in Serie D. Alessandro, com'è stata questa promozione? Beh, innanzitutto non è stato un merito mio, ma dei ragazzi, perché sapevamo fin dall'inizio che ci aspettavamo un campionato molto difficile, siamo riusciti a portarlo avanti molto bene, sempre al vertice, e perciò sono stati veramente molto bravi. Non è mai facile preventivare degli obiettivi particolari. Noi all'inizio abbiamo fatto una squadra per cercare di fare il salto di categoria, anche perché 3 anni fa abbiamo dovuto rinunciare alla Serie D, non per demeriti ma per problematiche differenti, perciò siamo riusciti a centrare lo obiettivo. Sono contentissimo, ma soprattutto per i ragazzi, perché hanno sempre dato il 1000% sia in allenamento che in partita. Sono ormai 8 anni che sei su questa panchina, e nel corso degli anni come hai visto cambiare il tuo gruppo? Ma fondamentalmente non è cambiato tantissimo, perché non sono cambiati tanti ragazzi. Il gruppo è stato formato 8 anni fa e piano piano l'abbiamo migliorato con tanti innesti. Sono molto contento perché ho un ottimissimo rapporto con i ragazzi e con la società. Perciò niente, cresciamo insieme, cerchiamo di centrare obiettivi maggiori. L'anno prossimo in Serie D non sarà assolutamente facile, perciò dovremo affrontare un campionato nuovo. Perciò ci saranno tante insidie, ma i ragazzi sono uniti l'uno insieme all'altro, perciò nessuna difficoltà ci darà problemi. E al netto di questo, quale sarà l'obiettivo della prossima stagione? Ma non ti posso dire quale potrà essere l'obiettivo. L'obiettivo verrà strada facendo, vedremo quello che potremo fare. Noi non ci prevediamo nessun traguardo. Se lavoriamo bene insieme, studiamo insieme in palestra, ci aiutiamo l'un l'altro, nessun risultato è scontato.